i volontari più delle volte o sono al lavoro o sono a casa magari con le famiglie e mollano tutto e in tempo zero si preparano. Praticamente si vive sempre con lo zaino pronto in macchina, con la borsa, magari con i vestiti di ricambio, e tempo zero si deve essere operativi e competitivi sul territorio. Stiamo cercando un ragazzo di nome Alessandro, residente in provincia di Milano, che è partito ieri mattina per andare in Grigna. È una persona, a dire dei parenti, molto metodica, abitudinaria, doveva rientrare come tutti i venerdì dalla sua gita verso le 14 e le 15 a casa, e questa volta non l'ha fatto. Sappiamo che ha lasciato la macchina ai piani di Resinelli e l'ultimo avvistamento è stato fatto in cima al Brioschi, in cima alla Grigna, che faceva delle fotografie al panorama. Adesso abbiamo l'elicottero di Regione Lombardia che porterà le squadre in quota per iniziare la ricerca e più tardi, meteo permettendo perché sulla pianura abbiamo molta nebbia, dovrebbe arrivare l'elicottero dalla Guardia di Finanza col sistema IMSI Catcher per il rintraccio della telefonia. È un gioco di squadra. Uniamo tutte le energie sia della Guardia di Finanza che del Soccorso Alpino per andare a ricercare una persona. Noi, utilizzando questo nuovo sistema IMSI Catcher, che utilizza questo numero univoco della scheda telefonica, attraverso dei software che abbiamo a disposizione sull'elicottero, riusciamo a geolocalizzare il telefono del disperso. Siamo circa 60 volontari, tra cui 6 militari della Guardia di Finanza di Sondrio, e speriamo di riuscire a trovare il ragazzo. Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari. Oggi siamo già in quota e siamo ai Comolli. Tante volte abbiamo già proposto questo itinerario sulla Grigna settentrionale, ho detto Grignone. La partenza da Balisio, si sale verso il Pialere e quindi Comolli. Da qui inizia il Muro del Pianto che sale verso il Grignone. Oggi però facciamo una gita molto particolare. Siamo qui col Soccorso Alpino che è stato mobilitato per la ricerca di un disperso e quindi per noi è una bella occasione per vedere come questi angeli custodi sono organizzati e come ci prestano aiuto in montagna. Pur nella drammaticità degli eventi riuscite comunque a mantenere un clima sereno di amicizia. Di solito si cerca comunque anche fra di noi di stare con qualcuno che si è abituati ad andare a ramare e arrampicare assieme così, e comunque la fiducia è la base di tutto. Così facendo si rafforzano le amicizie e si migliorano ancora di più i valori forti che già ci sono in questo tipo di associazione. Speriamo vada tutto bene. Abbiamo fatto la selezione perché volevamo entrare nel Soccorso Alpino per dare una mano alle persone in difficoltà in montagna, e qua dalla Valsassina siamo in 5 che siamo entrati quest'anno. Comunque con tante motivazioni, la voglia di fare qualcosa per la gente che va in montagna, abbiamo iniziato questo percorso e poi anche venendo coinvolti molto dalla stazione per varie attività, ci siamo appassionati, quindi eccoci qui. Allora, ho deciso di entrare nel gruppo perché frequentiamo sempre la montagna, io e i miei amici che ci sono qua insieme a me. È giusto aiutare anche la gente che si trova in difficoltà e non solo sfruttare la montagna, ma anche essere utili a tutti quelli che come noi sono in giro e per varie ragioni si trovano in difficoltà. Voi siete 5 amici, avete deciso tutti e 5 insieme di venire ad affrontare questa nuova sfida. L'anno scorso ci siamo trovati, abbiamo deciso di provare a entrare in questo gruppo del Soccorso Alpino, ben accolti nel gruppo sia da Spada che da tutti gli altri, e ci piace. Quest'anno faremo i corsi di formazione e dall'anno prossimo speriamo di diventare operativi. La stazione della Valsassina Valvarrone è inquadrata nella 19ª delegazione lariana e nel servizio regionale lombardo. Abbiamo 2 record, uno positivo e uno negativo. Quello positivo è che siamo una delle stazioni più grosse in Lombardia, che sono 65 volontari, tra cui 3 medici e 4 guide alpine. Purtroppo il record negativo è che siamo anche quella, la stazione che fa più interventi, sempre nel territorio di Regione Lombardia,
contiamo ogni anno circa 130-140 interventi. E un altro dato da tenere molto in considerazione è che il 30% degli interventi che facciamo tutti gli anni in Valsassina sono per il recupero di persone illese, quindi persone che non si sono fatte male però comunque chiamano il soccorso alpino. Questo dato deve per forza, con l'aiuto di tutti, deve cambiare rotta, perché non possiamo ogni 10 persone recuperarne 3 perché non si sono fatti nulla e comunque illesi. Direi che è fondamentale il gioco di squadra e avere anche certi capi squadra e certe persone al fianco vale, è un valore aggiunto in questi casi, in questi momenti e in queste situazioni. Questi ragazzi sono dei grandi e da ultraottantenne io posso documentare le origini del soccorso alpino, soprattutto nella zona di Lecco e della Valsassina. Sto parlando degli anni 60-70, quando, attenzione, non c'era l'elicottero, non c'era il cellulare. Grande operazione, tanta nostalgia. L'elicottero salva la gente e poi anche il telefonino. Che no, allora, quando si faceva male qualcuno, cosa succedeva? C'era uno che vedeva l'incidente, correva giù i resinelli a chiamare la soccorso. Il soccorso era la squadra dei Rai, però in principio non eravamo attrezzati. Quando l'incidente era in Segantini, bisognava prendere, portarlo in cima e scendere da Cermenati. Arrivava giù al Fosc, insomma, era. E poi la maggior parte dei feriti morivano. Noi immaginiamo il soccorso alpino in elicottero, ma tanti sono gli interventi invece che si fanno ancora con i mezzi tradizionali. Mezzi tradizionali, le gambe, la jeep fin dove arriva, motoslitte in inverno, ma poi gambe, zaini, spalla. Già adesso comunque l'elicottero ci dà molto più una mano col volo notturno e con le operazioni speciali di volo notturno, ma molte volte l'elicottero per vari motivi non può arrivare sul target. Noi siamo stazione a Valsassina, appartenenti alla delegazione di Lecco, e la stazione a Valsassina è organizzata in tre squadre, quella di Barzio, e poi c'è la squadra di Premana e la squadra di Dervio, che quindi copre tutto il territorio della Valsassina e della Val Varrone, parte del lago, tutta la parte della Grigna settentrionale. Quando ci siamo facciamo i volontari e diamo quello che possiamo dare. Non c'è la carenza che mancano i volontari, dunque ci gestiamo bene, ecco. Il volontario di oggi, quando fa una selezione e passa questa selezione, ha un suo percorso da fare che è molto impegnativo. Sono dalle 14 alle 16 giornate di corso durante un anno. Questa preparazione la si deve fare col proprio amico, col proprio compagno o addirittura con i colleghi proprio del soccorso alpino, che si cresce insieme e si impara a conoscersi. È difficile la selezione e i corsi da affrontare? Vado da in montagna da quando sono piccolo, quindi non ho avuto grossissimi problemi, però anche il corso mi ha formato molto. Tu sei entrato nel soccorso alpino anche perché con dei tuoi amici, i tuoi compagni di arrampicata avete deciso di entrare in gruppo. Siamo 7 ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso insieme, stiamo continuando e adesso siamo tutti nella stessa squadra. Oltre a livello tecnico e preparazione, proprio anche fare gruppo in quei contesti di magari sei anche un po' in difficoltà è necessario. Voi siete un bel gruppo, c'è anche un bel spirito di squadra. Sì, noi prima di tutto siamo tutti amici e abbiamo tanti giovani che stanno tirando il gruppo. Il conoscersi serve sia per quanto riguarda le cose personali che si fanno in montagna col proprio compagno di attività alpinistica, no? E conoscersi in montagna è quello che fa l'affiatamento per la riuscita delle cose. E così anche nel soccorso alpino, se i ragazzi si conoscono tra di loro, l'affiatamento è proprio quello che risulta la migliore uscita per fare un intervento in montagna. Faccio parte del soccorso alpino da quando avevo 17 anni e man mano negli anni siamo cresciuti fino a diventare a qualifiche più importanti come tecnici di elisoccorso e istruttori regionali, nazionali. C'è la figura dei professionisti che lavorano in elisoccorso in base a Como per la nostra zona, che sono gli elisoccorritori e i cinofili, e poi invece abbiamo una parte che è quella più importante dei volontari sul territorio, che sono quelli che escono a chiamata sull'intervento, che hanno solitamente una conoscenza capillare del territorio meglio di tutti e che intervengono. E poi la forza grossa del soccorso alpino è quella di avere anche medici e infermieri, ed è la grossa differenza che fa il soccorso alpino.
Cosa succede quando arriva una chiamata? Abbiamo un sistema di allertamento dove ci sono dei referenti, che sono alcune persone che a rotazione all'interno della squadra ricevono direttamente l'allerta dal 118, e poi abbiamo un primo sistema molto rapido di un WhatsApp che fa partire l'allerta a tutti, e poi subentra il giro classico di chiamate per capire la disponibilità sul territorio delle persone. Noi non sappiamo dov'è il disperso, questa è una ricerca, può impiegare anche molto tempo. Esatto, qui è una ricerca, quindi non abbiamo ancora informazioni di dov'è il disperso. Stiamo sondagliando il versante della Grigna Settentrionale del Pialeral per zone, cercando di dare priorità alle zone dove ci sono i sentieri principali, poi successivamente alle zone un pochettino più scoscese, e nel caso questa ricerca dia esito negativo, poi dividiamo il versante per settori e lo sondagliamo a pettine molto più in maniera dettagliata. In base all'area che ci viene data di ricerca, ci muoviamo organizzandoci in base anche al terreno. Ad esempio qua vediamo un pendio abbastanza aperto, quindi partiamo a rastrello, siamo in 5, ci posizioniamo tutti sulla stessa linea di quota, mantenendo una distanza idonea in modo tale che ci si veda sempre uno dall'altro e si riesca a vedere bene anche la zona coperta. Le squadre sono impegnate per diverso tempo e quindi anche la motivazione dei volontari deve essere sempre alta, perché chiaramente col prolungarsi delle ricerche scende un po' la motivazione e subentrano anche tutte le domande rispetto al trovarlo vivo o meno. Ma comunque noi, anche dopo giorni e giorni di ricerca, l'obiettivo che ci diamo è sempre quello di trovare una persona viva. Tra i soccorritori ovviamente è anche la zona in cui si è, ci si chiede un po' come ci si sente, le condizioni fisiche di ognuno, perché comunque siamo sempre in ambienti impervi così, poi magari ti capita di essere alla prima ricerca oppure già magari a fine giornata, quindi si è un po' più stanchi, se si ha fame, se si ha freddo, si fanno delle valutazioni anche in base del tempo insieme. C'è il capo squadra, ma tutte le decisioni devono essere comunque condivise con tutta la squadra in modo tale che tutti siano d'accordo e si prenda la decisione che vada bene per tutti. È qua, venite! Ora praticamente creiamo una strategia per poterlo portare il più presto possibile in un ospedale. In questo caso stiamo creando un ancoraggio per poterlo trasferire su in cima a questo canale, per poi fare una portantina verso valle. Ecco. Cristian! Ok, comunque qua l'ancoraggio è fatto. Com'è l'atmosfera, il sentimento che si prova? C'è sicuramente molta adrenalina, apprensione per il paziente e poi il risvolto a volte è piacevole, perché riusciamo a fare del bene al paziente, altre volte purtroppo non va così bene. Cosa ti ha spinto a entrare a far parte del soccorso alpino? La passione per la montagna, poi comunque un bel gruppo affiatato e quindi facendo del bene ci si diverte anche, diciamo. Veloce! Sto facendo gli ancoraggi, qua! E a metà strada, più o meno, visto il peso, ci daremo i cambi, facciamo fermare il contrappeso e ci diamo il cambio, cambiamo le due persone, ne mettiamo altre due, che così arriviamo in cima. Sono tutti disposti ad andare sotto la barella, li dividiamo equi, cioè ci diamo sempre i cambi, quando uno è stanco si dà il cambio, se uno vuole continuare, continua. Sono tutti disposti a fare tutto, non ci tiriamo mai indietro nessuno.
è comunque un bel impegno, gravoso, comporta tante rinunce? Diciamo di sì, però la squadra è aumentata tanto, c'è tanto affiatamento e quindi è tutto distribuito e anche piacevole affrontare queste, chiamiamole, difficoltà. E sto soffrendo, immagino dietro. Vuoi cambio, Rovi? E arrivo qua, magari sì, dai. Qua sopra sì. Ferma un attimo! Ti abbiamo visto in testa alla barella in un punto impervio, a fare il soccorritore comporta anche dei rischi. Altro che, sì sì, assolutamente. Piano! Per questo che fate tutte queste esercitazioni e gli allenamenti? Sì sì, perché come vedete ci sono tantissime manovre da sempre ricordarsi da fare, queste cose qua, perché ovviamente devi sempre tenerti allenato. Come sta andando oggi? Bene, tutto a posto, abbiamo portato il paziente a un punto meno impervio e adesso dobbiamo procedere con le calate per portarlo alla jeep. È un bel impegno fare soccorritore. Certo, ma si fa volentieri. Si fa volentieri in un bel ambiente con gente preparata. Ci sono una componente anche di fatica, non indifferente, e comunque poi ci vuole del tempo a preparare tutte le varie manovre, che in questo caso sono consistite in due eventi, uno di recupero con un contrappeso, quindi con delle persone attaccate che aiutavano a sollevare la barella sul tratto verticale, e adesso ci stiamo preparando per scendere in barella portantina fino alla base, dove poi troveremo eventualmente l'ambulanza che porta via il ferito. Nei momenti di recupero ci può essere anche della tensione, è importante che ci sia un buono spirito di squadra. È proprio quello che ci contraddistingue, cioè riusciamo a mandarci anche a quel paese, bonariamente sui momenti critici, ma è tutto finalizzato all'intervento e ognuno sa quello che deve fare, sa come deve farlo. Sulla discesa a barella portantina si vede proprio il coordinamento delle squadre, cioè è proprio la squadra che è molto coordinata. Infatti la barella, quando parte la prima volta, poi si ferma quasi più, perché ci sono le riprese degli ancoraggi più a valle, dove le persone scendono e fanno gli altri ancoraggi per poter proseguire la calata senza mai fermarsi. Ovviamente avrete capito, si trattava di un'esercitazione. Adesso si torna al rifugio e c'è un momento invece un po' di pausa. Ovviamente c'è un momento conviviale che serve anche per la coesione del gruppo. È importante anche quello. Adesso c'è anche la fame, dicevo, e anche la sete specialmente. Dai! Tu sei entrato da poco nella squadra del soccorso alpino. Cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta? Allora, intanto la passione per la montagna, che è sempre stata da quando sono piccolo. Le giovani marmotte del soccorso alpino. Tu sei medico, ti stai avvicinando al mondo del soccorso alpino. Come mai? Cos'è che ti ha spinto a questa scelta? Ma è un mondo che mi affascina da sempre e li conosco da tanto, per cui la montagna mi piace, diciamo che è un mettere insieme un po' i due richiami. Vedere dal vivo quella che è la loro il coordinamento, la loro organizzazione, l'operatività sul campo è bello, è decisamente molto molto entusiasmante e molto bello da vedere. Grazie. Secondo noi, quello che abbiamo cercato di costruire in questi anni, costruire il gruppo, che non è per nulla una cosa banale. Quello che faremo adesso, che è, diciamo, il nostro pranzetto, è quello che fa la differenza, perché l'unione in montagna ti porta a vincere. La nostra diversificazione, abbiamo il muratore, abbiamo l'ingegnere, abbiamo un medico, abbiamo ragazzi giovani, abbiamo i ragazzi di 70 anni, e questa è la nostra differenza che ci porta a vincere in montagna. E la sua la mangio io, brava. La nostra fortuna è che nella nostra associazione
siamo in tanti, siamo eterogenei, nel senso che abbiamo tanti mestieri e tante professioni. Abbiamo l'idraulico, l'elettricista, il falegname, il meccanico, quindi ci diamo un po' da fare, chi più chi meno. Ci si trova sempre insieme, è un valore aggiunto perché durante gli interventi o piuttosto che durante le manutenzioni della sede eccetera, ognuno di noi sfrutta la propria competenza professionale e la mette a disposizione per noi e anche per gli altri. Poi c'è sempre bisogno di fare questi momenti di addestramento, perché poi quando andiamo a fare gli interventi è sempre un'incognita. Anche questi momenti hanno la loro importanza. Lei è il veterano del gruppo. Chi l'ha detto? Dal punto di vista pratico, come vi è sembrata voi questa giornata? È una bella giornata, una bella esperienza, no? Vedere tutta la gente tutta coordinata e soprattutto il fatto che siete tutti volontari, insomma, è la cosa importante. In quel gruppo qua è bello anche essere veterano, perché mi hanno fatto vivere, cioè, momenti, diciamo, in base ai soccorsi che si fanno, tante volte anche un po' pericolosetti, però tante volte arrivi a casa orgoglioso di aver fatto ho portato a casa ancora una vita. E voi fate parte del soccorso alpino, ma avete un grosso aiuto dai vostri familiari, perché è un'attività molto impegnativa. Alla fine il soccorso alpino, per quello che è, viene richiesta una disponibilità H24. Sono tutti volontari, ma non è detto che possa venire intervento solo sabato e domenica, ma anche durante la settimana. È chiaro che se da una parte è difficoltoso mollare tutto, dall'altra parte lo puoi fare perché hai una famiglia dietro che ti supporta e ti sorregge, perché sennò sarebbe difficile farlo. Siamo tutti amici, abbiamo tutti un fine, quello di dare la nostra disponibilità nell'aiutare le persone in difficoltà. Questo è un fine che con un gruppo così riusciamo a dare un qualcosa, un segnale anche ai giovani. Cosa si sente di dire a questi giovani? Ne avete tanti nel gruppo. Che continuino così, che credano nel soccorso. Oggi una grande festa, Dario, qua al rifugio. Bellissima festa, sì, con tutto il soccorso della Valsassina, corpo eccezionale che dà fiducia a tutti quelli che vanno in Grigna e per gli interventi, per la preparazione e per tutto. Vedo un sacco di ragazzi giovani e buon venga quello. Soci del Pasturi che amò, mi raccomando, chiudiamo itinerari con un saluto particolare ai soci del Pasturi. Questa trasmissione si chiama Itinerari, quindi proponiamo delle gite in montagna. Quale migliore occasione per rivolgersi agli escursionisti? Sicuramente noi non vogliamo assolutamente in nessun modo limitare la frequentazione in montagna, anzi noi siamo ben contenti che la gente vada in montagna, chiediamo solo che vada con un po' di testa. E testa significa informarsi, possibilmente mai andare da soli, andare comunque con delle informazioni sull'itinerario che andiamo a percorrere e anche attrezzati. E allora quindi buona montagna a tutti. Esatto, buona montagna a tutti e grazie ancora. L'importanza del soccorso alpino e di quello che facciamo per tutte le persone che quotidianamente frequentano la montagna e che possono contare, insomma, su queste persone che mettono la loro disponibilità al servizio di tutti. E allora noi ringraziamo di cuore il Soccorso Alpino per questa bella giornata di esercitazione, ma soprattutto per attività che svolgono quotidianamente per garantire la nostra sicurezza e le nostre gite in montagna. Però mi raccomando, noi quando andiamo in montagna cerchiamo sempre di usare la testa. E allora arrivederci ad una delle nostre prossime gite. Ciao!